Ecco, vedi Candy, perché mi serve il tuo aiuto? Non riesco proprio a capire cosa manchi in questa stanza. Oh, il ballo d'inverno è stasera, deve essere tutto pronto. Cosa manca in questa stanza? Allora, prima di tutto mi piace molto, molto più bella di questa, super fredda. È il ballo d'inverno, però ho comunque voluto creare questa sezione per gli ospiti così che possano rilassarsi. Ma manca qualcosa! Zi, e signorina Marina non riesce a capire cosa! Vabbè, ragazzi, ma mi sembra ovvio cosa manchi! Cosa? Cosa? Ma il camino! Manca un camino! Però vabbè, cioè, dubito che tu possa far mettere un camino adesso. Jean-Pierre, ci serve un camino! Mi serve oggi! Sì, entro stasera! No, mi serve entro stasera! Sì! Stai davvero chiamando per far installare un camino? In effetti, era tanto che signorina Marina voleva camino in casa. Eh sì, ma è impossibile che riescano a fare il camino entro stasera! Signorina Marina, molto convincente. Perfetto! Avremo il nostro camino! Grazie, Candy! No, vabbè, non ce la posso fare. Potresti mettere anche un unicorno? Sì, ma questo è il ballo d'inverno, non vedo cosa possa c'entrare un unicorno. Mettiamo un'arena? Stavo scherzando, Marine. Ah, ok. Oh, Ricky, mi spiace così tanto che tu non possa venire al ballo d'inverno. Quasi, se vuoi, non vado neanch'io. No, Rebecca, ma che dici? Te devi andare. A proposito, con chi ci vai? Con Blair. Non c'è nessuno di particolarmente interessante in questa città e poi sono troppo dedita allo studio per pensare ai ragazzi. Ma dai, Reb, una bella ragazza come te! Che ne pensi di Mike? Mike? Non scherziamo, Ricky. Mike non è un nobile. E allora, però è un Martinez! Non è un nobile. Ricky, figlio mio! Madre? È arrivato il tuo vestito per il ballo, mi raccomando, questa sera tutti impeccabili, eh? Cosa? Verrà anche Ricky al ballo? Certo, Rebecca, puoi lasciarci un attimo da soli, per favore? Certo, bene. Allora vado a prepararmi. Ma che? Ricky, questa sera al ballo d'inverno faremo finta di essere una famiglia unita. In che senso faremo finta? Non scherzare con me, Ricky. So cosa hai fatto. È stata una bella mossa. Quel giornalista mi ha inviato la bozza di un articolo che ci metterebbe in seria, serissima difficoltà. Il giornalista Nobu? Sì, per questo ho deciso che ti ridaremo il titolo e i soldi, ma avrai solo quello da noi d'ora in poi. Complimenti, Ricky, hai vinto. Ma madre, io rinuncerei a tutti i soldi del mondo per un po' del vostro amore. Non posso crederci, Nobu. Davvero non verrai al ballo? No, non ci verrò. La cosa mi puzza, giornalista. Impossibile che tu ti perda un evento del genere e poi a casa della tua ragazza devo ricordarti che ci sarà anche Chuck? Oh no, Betty, non devi ricordarmi niente. Infatti, ho eliminato il mio nome dalla lista. Io non ci sarò. Cosa? Ma sul serio? Dai, non ci credo. Che tu ci creda o no, Betty, conta poco. Non ci verrò. Marin lo sa? Ancora no, ma l'avviserò tra poco. Voi invece, voi sarete i miei occhi e le mie orecchie al ballo, mi raccomando. A tal proposito, con chi ci andrete? Io ho invitato una persona, ma non penso che accetterà. Io ci sto pensando. Tu, Cosmo, con chi vai? Sto aspettando la risposta di Glitter. Certo, gli hai dato un ultimatum. Il ballo è stasera, quando pensa di dartela una risposta? E comunque, se non dovesse, ecco, andarci con te, tu puoi andare con me, cioè con noi, come amici, no? Sì, certo, ok.
Fantastico! Bene, Betty, andiamo a prepararci. Brutte notizie. Glitter. Glitter non vuole andare al ballo con me. Oh, andiamo, le ho chiesto scusa in tutte le lingue che conosco. E non sono poche, gliel'ho detto anche in giapponese. Sta esagerando. No, non sta esagerando, è solo che... pensa che io non mi fidi di lei. Ha ragione, Nobu. Con questa storia di Mike abbiamo tutti esagerato. Ehi, Sabrina. Oh, che bello, ho appena saputo che Ricky verrà al ballo. Oh, meno male, così non dovremmo sentire il tuo lamento per tutta la sera. Oh, scusa, vorrei vedere a te se Candy non venisse al ballo. Che cosa faresti? Niente, resterei con lei a casa. Ma così ti perderesti il ballo. E che me ne frega? Mamma mia, raga, veramente, sti balli di Moontown. Ecco qui. Io ci vado solo perché mi invita Melanie e devo andare con lei, sennò... no, eh? Cioè, preferirei mille volte sta qua con voi a giocare alla play. Molto, molto onestamente, Mike? Ma sì, una volta anch'io non sopportavo questi balli, però effettivamente un po' di vita sociale ogni tanto non fa male. Si sta sentendo con una ragazza? Ovvio. Con chi ti stai sentendo, Mike? Ecco chi, con Glitter. Che non sappiamo che non è tornata con Cosmo? Stai a chatta con lei? Furbacchione, oh. Quella ragazza un po' essere libera due giorni e zac, te ce fiondi. Io, in primis sono affari miei e poi no, non sto chattando con Glitter. Anzi, non la sento da un po'. Sì, certo. Ci crediamo. Ok, Guido Zè. Benissimo, Gertrude, penso non manchi nulla, solo gli ospiti che arriveranno tra poche ore. Devo andare a prepararmi. Eh? Che cosa? Cosa tu sento, signorina Marina? Niente, solo Nobu sta facendo uno scherzo di cattivo gusto. In che senso? Dice che non verrà al ballo. Cosa? E perché mai? Ha scritto che non sta bene, ma ci siamo visti ieri e stava benissimo. Beh, le influenze stagionali possono arrivare all'improvviso. Se lo avessi davanti, gli arriverebbe all'improvviso il mio cellulare in testa. Signorina Marina, non faccia pensieri violenti. Non può lasciarmi da sola a questo ballo, è troppo importante. Gli dico che se non viene lo lascio. Ma no, signorina Marina, non deve fare così. Non si lascia un signorino così. Va bene, d'accordo, mettiamo il caso sia davvero male. Ottimo. Sarò al ballo tutta sola. Ma no, ci sono le tue amiche. Non mi interessa. Volevo il signorino Nobu. Ma... signorino Nobu. Oh, mi dispiace, Marin, ma credimi, è meglio così. Signorino Nobu! Mi è sembrato di sentire... no. È tutto nella mia testa, è tutto nella mia testa. Ma insomma, che cosa mi combina? Sei reale, Gertrude, sei davvero qui. Perché non c'è la signorina Marin? Appunto, sono venuta per lei. Lei chi? Lei tu. Ah, io? Che c'è? Signorino Nobu, mi lasci dire. Sono enormemente delusa dal suo comportamento. Lei è un fifone. Che stai dicendo, Gertrude? Si guardi, vivone e bugiardo! Bugiardissimo, ha detto a signorina Marina che stava male! Ma quando vedo lei scoppia di salute! No, non è vero! In realtà io ho mal di pancia, ho la nausea, stavo appunto tornando a casa! Vivone! Lei non vuole affrontare papà di signorina Marina! Io, no, non è questo! Sto davvero male! Bene, il mio giudizio l'ho dato! Adesso quando tornerà a casa si guardi allo specchio e si domandi: signorina Marina, merita davvero un fifone come me? Secondo me no! Wow, neanche mia mamma mi aveva mai fatto sentire così. Glitter, quello che stai facendo è ingiusto. Verso di te e verso Cosmo. Ma no, Daisy, non posso tornare con lui. Sospetterebbe sempre di me, Mike. Io non ce la faccio più.
Ma ti ha chiesto scusa, dai almeno una possibilità. Non lo so. Tu stai male, Glitter, stai davvero male a non andare al ballo con lui questa sera. A proposito, ma tu con chi ci vai al ballo? Ecco, io... mi ha invitata una persona, ma non so se accettare. Dai, qualcuno ti ha invitata! Devi assolutamente accettare, Daisy. Forza! Ma magari potrei andarci con te, potremmo... No! Daisy, non se ne parla proprio. Accetta l'invito di questa persona, ok? A te piace? A me sì, piace, solo che ho paura che a questa persona piaccia un'altra ragazza. Ma Daisy, ha invitato te! Sì. Ok, allora io ci provo. Provaci. Benissimo, è tutto pronto! Devo fare altre due consegne a Marin e il ballo potrà iniziare! Abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro, Alice, allora io, ecco, posso... Sì, Jenny, puoi andare a prepararti. Benissimo, wow, mi sono fatta un vestito, che mo che lo vedi, Alice, troppo bello. Stanno per chiudere. Ah, peccato, avevo proprio voglia di un cioccolante. Sì, saranno stasera al ballo. Fantastico, grazie. Tu con chi ci vai al ballo? Io, per... Ehi, non ti sto invitando, è solo che Blair ha scommesso che ci andavi da sola. Oh, no, certo. No, io vado con Jenny. Ah, voi due state... No, siamo solo amiche. Ok, quindi nessuno ti ha invitato? No, nessuno mi ha invitato. Da sorellina di Cosmo, così mi fai perdere la scommessa con Blair. Mi dispiace. Beh, ci si vede al ballo allora. Ciao. Ciao. Hai parlato di nuovo con la divinità? Che cosa ti ha detto? Nulla, Jenny. Ogni volta che Zack mi parla è solo per buttarmi a terra. In che senso? Niente, lasciamo stare. Dai, Selina, ora andiamo a prepararci. Nessun ragazzo, neanche una divinità, ci rovinerà il ballo d'inverno. Oh, Neb, ma come sei carina! Grazie, Zennarino. Molto, molto, molto carina. Ma Jenny sta ancora in bagno. Sì, penso si stia ancora truccando. Oh, mamma mia, mo mi sente, ma penso che il bagno serve solo a lei! Jenny! In questa casa serve un altro bagno. Io lo getto a mio figlio. Veramente, tesoro mio, troppo bella. Tu stasera li fai scemunire a tutti quanti. Grazie, molto gentile, non penso, però grazie. Oh, poi me lo viene a dire. Non passare in cucina che sta bagnato. Esatto, brava. Oh, devo controllare la macchina fotografica. Gennari, ne aspetta! Jenny, io sei 3 ore! Cosa? No, certo. Vuole invitarmi solo per non perdere una scommessa. Non Reb, sei incantevole. Anche tu, darling. No, ma quanto si sta vantando Marin del fatto che il ballo d'inverno si tenga a casa sua. Secondo me sarà una stupidaggine. Oh, secondo me invece l'ha preparato molto bene e mi ha inviato qualche foto. Marin è molto brava a organizzare questo tipo di eventi. Sono sicura che sarà una splendida serata. Tu e il tuo ottimismo, Rebecca. Chuck, allora, con chi vai al ballo? Io vado con Marin. Alla fine vado con Marin. Sul serio? E perché? Lei e Nobu hanno litigato? A quanto pare Nobu non andrà al ballo e Marin ha invitato me, ovviamente, per ripicca, ma chi sono io per dire di no a una ripicca, no? Oh, ma certo, Chuck, hai fatto benissimo! Andiamo? Non so, non ti sembra un po' scorretto come comportamento? Andrò alla festa più importante di Moontown e sarò l'accompagnatore della padrona di casa. Non mi sembra scorretto, fatina delle nevi. Andiamo? Siete incorreggibili, tu e Blair. Andiamo.